E così ufficialmente siamo entrati anche nel mese di ottobre. Buonasera, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori. Una nuova puntata di Punti di Vista. I Punti di Vista questa sera ne sentiremo eh, su parecchi argomenti. Avremo una puntata piuttosto interessante e forse anche con diversi temi bollenti. Allora voglio subito eh, dare il benvenuto all'ospite di questa sera, l'onorevole Roberto Caonna. Buonasera. Buonasera. Buonasera ai, ai telespettatori. Allora, ben trovato, sicuramente il vostro lavoro è molto impegnativo sempre, ma in questo momento forse ancora di più c'è un clima che si respira di tensione, è palpabile o no? Beh, in Parlamento è palpabile la tensione, eh, però forse non hanno ancora... Qualcuno non ha ancora ben capito la situazione all'esterno come, come, come siamo messi. Non è che, che stiamo vivendo un bellissimo momento, anzi il contrario. E parlano di monopattini, parlano di, di biciclette elettriche quando abbiamo un intero settore come il turismo completamente fermo. Eh, se voi sapete benissimo il turismo cosa vuol dire per l'Italia e tutto il traino che poi crea e con la ricchezza aggiunta che poi ci può dare. Sì, diciamo destino. che economicamente insomma siamo quasi tutti messi abbastanza male. Poi nel corso della puntata vedremo un po' i vari settori. Io vorrei però in apertura onorevole eh, parlare della proroga dello stato di emergenza. Allora Conte lo ha riferito questa mattina, nei prossimi giorni eh, verrà in Parlamento molti sono rimasti sorpresi, eh, si parla di eh, proroga fino al 31 gennaio, eh, io lo davo per scontato comunque, non era così scontato. No, io penso che eh, ne stia abusando in questo momento mm. di, questo, di questo sistema di governare. Poteva andare bene all'inizio che non sapevamo cos'era, non eravamo preparati, non c'erano mascherine a sufficienza. Addirittura l'OMS diceva di uscire senza mascherina, non c'era problema, bastava tenere la famosa distanza. Eh, la cosa sicuramente adesso eh, c'è un po' di esperienza e, e approfittarne. In questo momento, da parte di Conte per cercare di governare senza l'utilizzo del Parlamento o dei due rami del Parlamento, ecco penso e... sia completamente sbagliato anche perché le scelte che hanno fatto fino adesso sono state delle scelte che poi, eh, con l'andare del tempo, si sono rivelate completamente sbagliate, inefficaci e da incapaci. Ecco, senta, proprio su questo io mi vorrei soffermare. Può spiegare bene ai nostri telespettatori eh, che cosa vuol dire governare in uno stato di emergenza? Beh, che il governo prende delle decisioni eh, senza consultarsi poi con, più di tanto con i, con i due rami del Parlamento. Ciò vuol dire che eh, hanno a piene mani la possibilità di, di legiferare invece di, di utilizzare il classico sistema dove tutti quanti possono portare la loro, le loro esperienze o il loro contributo qui prendono delle decisioni, ahimè io li chiamo anche degli incapaci e dobbiamo sottostare a questi incapaci io penso che sia ora di finirla, non, stiamo, non siamo in stato di emergenza come dicevo prima perché? Perché abbiamo l'esperienza e siamo attrezzati in maniera diversa se le cose poi diventeranno ancora più come posso dire, delicate, che vediamo che i casi cominciano a essere, a essere maggiori e che la nostra sanità non può far fronte a questo problema, allora io dico: beh, allora siamo in emergenza. Ma andare in emergenza solo per uno scopo, chiamiamolo politico, per poter governare, senza confrontarsi con gli eletti, penso sia la cosa più sbagliata che Conte stia facendo in questi ultimi periodi. Ecco, Senta, ma in questi mesi eh, voi come avete lavorato, voi parlamentari? Beh, diciamo che eh, per tanti mesi eh, c'è stata l'emergenza e eh, ci, si dava, ci si voleva dare il contributo tramite delle riunioni, venivano invitati... I, diciamo così, i capigruppo, i, punti, i segretari, insomma, i presidenti di partito e ci cercava di portare il proprio contributo dentro direttamente a Palazzo Chigi. Eh, noi come Forza Italia abbiamo estrapolato tantissime idee per, per l'emergenza anche per il post-emergenza. Ma è vero non, che, che non, non veniva ascoltato nessuno? No, eh, tramite il nostro eh, vicepresidente Tajani eh, ha portato, abbiamo portato decine e decine di proposte eh, proprio perché in un momento di emergenza lo Stato non può essere diviso ma deve essere unito. Noi abbiamo offerto questa possibilità proprio per cercare di, di venire fuori nel, nel miglior modo possibile da questa emergenza, ma eh, abbiamo visto che eh, sono sempre stati sordi. Magari si andava là, <coughs> ci, invitava, ci invitavano, ma spiccato per un caffè e niente di più. Tenevo, non hanno mai tenuto in considerazione le nostre proposte, diciamo proposte anche che poi si sono rivelate che sarebbero state ideali. Giuste, Senta, Ma tra voi parlamentari che cosa, che cosa si dice? Quali sono gli argomenti? Perché immagino che ci sia anche poi un certo malumore tra i componenti del Parlamento. Beh, tra noi parlamentari eh, siamo presi, eh, tra l'altro non è neanche facile lavorare con il Palazzo, con tutte quante queste nuove regole eh, con mascherina, con lavarsi le mani, eh, passaggi vari, eh, sanificazioni, eh, spostamento di, di, di aula, eh, quando si fanno le commissioni si fa più una sulla commis non si fa più la commissione. Mm, come si faceva una volta, perciò bisogna andare in, eh, in aule più grandi, eh, diventa un po', un, po', non un po' veramente tutto più difficile e più lungo. Anche per votare, diventa un po' più lungo. Però, c'è la volontà di poter eh, legiferare tramite il Parlamento, nessuno mai ha detto eh, rimaniamo qua un giorno in più, o, cioè, nessuno mai ha, detto, ha posto il problema se rimaniamo due giorni in più o tre giorni in più, anzi sarebbero tutti ben contenti per, proprio perché ci sarebbe la possibilità e l'opportunità di portare eh, quello che il Parlamento dovrebbe fare, cioè le idee. Si chiamano emendamenti poi alla fine le proposte che, che vengono fatte sulla base del, del loro, loro DPCM. Ecco, eh, allora prossime mosse il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato quindi questa, eh, questo stato di emergenza e andrà a riferirlo in Parlamento. Che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che verrà là a dire eh, c'è bisogno di questo, ci sarà un dibattito eh, naturalmente anche su questo. Naturalmente c'è una maggioranza e minoranza, anche se noi continueremo a dire tutto quello che ho appena detto che non è il caso di entrare dentro nell'emergenza, eh, la maggioranza voterà per l'emergenza, penso proprio che ci sia un voto e a questo punto eh, vanno, vanno in emergenza. Quello che a me dà fastidio è perché. In questo modo si va a tappare le proposte, si va a tappare la bocca a chi vuole portare le proposte e le proposte sono tante, anche perché vedo una loro incapacità nel mettere a punto sia le riforme che l'Europa vuole per darci i recovery fund. L'Europa vuole darci i soldi, capisce che ne abbiamo bisogno, però giustamente, io dico giustamente, chiede le riforme all'Italia e chiede come e dove vengono spesi questi soldi. Se noi portiamo progetti eh, che mh, hanno una bancabilità, cioè un ritorno eh, per, per, per il nostro Paese, che creano ricchezza, perché oggi ci indebitiamo, ci indebitiamo a fronte di poter riuscire a far ripartire l'economia. E darci degli utili per poi ritornare, e ritornare questo debito. Se noi non spendiamo bene questi soldi, se noi non investiamo come un'azienda se non investe bene il proprio capitale per lo sviluppo, si ritrova fallita. Ecco, in questo momento così difficile, questi quattro incapaci che non riescono, che parlano di monopattini e che non riescono a mettere a punto un qualcosa, addirittura. Ehm, Ieri eh, Di Maio ha sbagliato per ben due volte, mi sembra una volta sicuro. Il nome di Pompeo, il, il segretario di Stato degli Stati Uniti, cosa imbarazzante. Ecco, da qua ti fa vedere lo spessore che abbiamo in questo momento del Parlamento: non, non c'è eh, esperienza lavorativa, non c'è esperienza imprenditoriale, quella che io posso portare. Senta, ma questo rapporto con gli Stati Uniti? Pessimo, io lo chiamo. Lo penso sia pessimo, mai stati così eh, attriti con gli Stati Uniti, cosa sbagliatissima. Forse il tempo di Sigonella con craxi, eh, hanno svenduto il 5G alla Cina, cosa, um, uh, uno sgarbo, uh, eh, diciamo così, uh, fuori misura nei confronti dell'America. È vero che c'è il mercato libero, ma anche, dobbiamo anche ricordarci chi ci è venuto a liberare, che facciamo parte della Nato. Che internet ce l'hanno dato loro. Non possiamo pensare che il mondo sia fatto solo così per chi arriva qua. E poi diamo in mano tutti i nostri dati a della gente, personali e aziendali, a della gente che fino adesso non abbiamo mai avuto dei rapporti, eh, diciamo così, solidi e storici. Perché la Cina la conosciamo da vent'anni, da 15 anni. Fino a vent'anni fa non sapevamo neanche dove era quasi. Senta, ma immagino che poi siate eh, in molti e quindi non c'è la condivisione eh, dello stesso pensiero. Ma secondo lei, secondo le sue previsioni, questo governo è in grado di reggere con tutte queste circostanze che poi al pubblico e magari ai giornalisti ne arrivano Guardi, solo. Fino, eh, una parte, fino, però ci sono cose veramente a, grosse. fino a due o tre giorni fa pensavo che reggesse, ma se continuano con non trovare una quadra con gli Stati Uniti? se continuano a trovare una quadra con la via della seta con la Cina, se continuano a essere lontani dalla Russia, come ripeto l'Italia è un paese fenomenale nella trasformazione, in poche parole prendiamo un pezzo di ferro che, non che noi il ferro non ce l'abbiamo, lo dobbiamo comprare come petrolio, però siamo molto bravi nella seconda fase, nella trasformazione. E in quel, là quella, quella possibilità ci dà di esportare. Ripeto, se noi non riusciamo ad avere un sistema di Ministero degli Esteri, ma tutto un insieme del governo che guarda eh, al di fuori di Napoli o di Roma in maniera diversa, eh, purtroppo ci ritroveremo fortemente penalizzati sia all'interno sia con la politica, ma anche sicuramente con l'economia. Senta, e, e poi c'è molto spesso dell'immobilismo, della lentezza, cioè il territorio, il tessuto imprenditoriale, i dipendenti che sono in cassa integrazione: visto oggi ci sono ancora 290.000 persone che devono ricevere eh, gli ultimi pagamenti, è tutto molto a rilento. Questo, ovviamente, serve a tenere bloccata. Eh, quella poca economia che magari eh, si potrebbe muovere, perché non c'è velocità? Sì, uguale incapacità. Ecco, però eh, la capacità di eh, riportare i pagamenti fiscali allora, al 16 allora, di settembre Allora, allora stata? sì, eh beh, per forza lì hanno un problema di cassa, non hanno mai ben calcolato. L'economia è circolare: se io do fuori dei soldi ci sono dei consumi poi ci sono dei rientri. Se io rallento anche nel dare fuori i soldi, eh, è logico che eh, poi non c'è rientro. Eh, addirittura questo si aumenta, si raddoppia lo stipendio. Io non dico che lo stipendio che aveva prima per quel ruolo che ricopre eh, fosse stato eh, uno stipendio consono, però avere il coraggio dopo aver fatto vedere l'incapacità di gestire l'Inps in questi ultimi mesi, avere anche il coraggio di aumentarsi lo stipendio, penso che sia veramente da dementi. Mm. Diciamo che è stata una cosa poco sensibile no? nei confronti del... Beh, poco del sensibile, italiano. ma anche vuol dire essere di base, avere un animo a raffone. Lui, io, ha, giustificato, io, dice, io, lui ha giustificato dicendo non sono stato io. Sì, lui ognuno eh, qui in, in Italia ultimamente non si capisce mai, è sempre colpa di qualcun altro. Eh, io dico solo, perfetto. Eh, ti, io ti vado anche a riconoscere uno stipendio consono al tuo ruolo, però devi far vedere che è dei numeri. Questo ha fatto vedere esattamente i numeri inversi. Non è riuscito a pagare la cassa integrazione alle aziende, tantissime aziende si sono svenate per poter dare i soldi ai propri dipendenti per poter andare avanti con la famiglia a casa. E allora, adesso ci ritroviamo che la cassa integrazione è in ritardo, le aziende sono, sono svenate perché hanno tantissimi hanno anticipato la cassa integrazione e, e, e fanno fatica a ripartire. Perché? Perché per ripartire servono dei capitali. Ecco, le, banche, poi, poi... le banche non sono così eh, larghe eh, di misura a fare prestiti o a fare nuovi affidamenti e ci ritroviamo in un'economia bloccata. A tenere in considerazione che l'Europa ci ha detto. Voi, Stato italiano, state tenendo indietro i pagamenti per circa 50 miliardi a tutti i fornitori, eh, a tutti i fornitori che avete. Per cortesia, pagateli, pagate questi fornitori. Ecco. Abbiamo la possibilità di pagare i fornitori per circa 50 miliardi, facciamo il conto che, sino, che, che arriviamo a 45, 40, non so che ci siano dei pagamenti che proprio non si possono fare perché ci sono delle contestazioni talmente palesi, ma ci sono proprio dei ritardi di pagamento che non ci sono contestazioni, ma sto, ho messo in difficoltà le aziende. Questa di suo non mi paga l'IVA, non mi paga l'IMPS, non mi paga l'INAI, non mi paga l'IMU, non mi paga la tassa dei rifiuti, giustamente, perché se, no, se lo Stato non paga, non liquida... Allora. Sì che poi è tutta una catena perché necessitano allora, per ricevere visto il che pagamento, ci ha mi, detto... scusi, mi scusi, dopo per eh, ricevere questi pagamenti hanno bisogno del DURC che certifica la regolarità dei pagamenti invece che l'imprenditore deve avere nello, dallo Stato, sì. quindi è tutta una catena. Beh, e, e, e questa è tutta una catena per poi rientrare dentro a nuovi bandi per riuscire a portare a casa del nuovo fatturato, allora paghiamola questa gente, cioè l'Europa ci ha detto pagatela. E poi si potrebbe anche pagare e andare per differenza, visto che la tale azienda X non mi ha pagato IVA, non mi ha pagato IMPS, non mi ha pagato tutto per questo, okay, a questo punto uh, uh, vado per differenza. Ti devo dare 100, non mi hai pagato per 50, ti do 50. Certo, sarebbe, a questo punto sarebbe già una soluzione. Ma sì, perché anche poi le casse dello Stato. Provate, provate a pensare i conti correnti delle banche, come potrebbero rifiorire e, e avere ricapitalizzarsi tutto il sistema. Ma eh, sono no lenti, non neanche ne, ne ci pensano, e ripeto: una cosa che l'Europa ci lascerebbe fare. Eh, perché? Perché tanto debito è riconosciuto, tanto debito è già nel bilancio, è solo da liquidare. Senta, oggi il Ministro dell'Economia Gualtieri ha intervenuto alla Commissione Bilancio e Politiche dell'Unione Europea del Senato dicendo si interverrà presto sul fisco con un processo di riforma che si caratterizzerà principalmente per il taglio del cuneo fiscale sul lavoro, revisione complessiva della tassazione verso una maggiore equità. Lotta all'evasione e revisione del sistema degli incentivi ambientali per il sostegno delle famiglie e genitorialità. Ora, queste cose si sentono dire ormai da, mi sembra, da anni. Ma è però... la poesia che va ripetuta, la poesia che studiava, che studiava mia mamma, studiata mio fratello, studiata io. Cioè queste sono poesie ormai che si dicono quando si viene fuori dalla che quando viene fuori la commissione. Io sono un po' più, guardo un po' l'economia in maniera molto più re, realista perché essendo sempre stato imprenditore, è, è inutile che tu mi dici, è, articolo quinto, sono che scelto, te che è vinto. Ecco, questo cioè, famoso detto bene, c'è eh, cioè, eh, poco da, da farmi le poesie, queste poesie qua io le, le ho sentite tutti i giorni, tutti i giorni apri il giornale, c'è questa poesia, ne apri cinque, la leggi per cinque volte. E, Ecco poi, poi se senti, queste, scusa, senti queste cose. Però dopo oggi apri i giornali e leggi eh, di un nuovo sistema. Un nuovo sistema che eh, entra in vigore, che è la fiscalità di vantaggio, state bene attenti a quello che vi sto per dire, magari se ci state seguendo dal sud, se avete un'impresa al sud lo sapete, ma vi garantisco che magari nel centro-nord Italia questa cosa non si sa. Per tutte le aziende del sud sono dei benefici eh, che, potranno, che porteranno un taglio del 30% al costo del lavoro per tutti i dipendenti, cioè i lavoratori non subiranno nessuna riduzione dello stipendio. Però il datore di lavoro avrà un costo minore sul lavoro. Allora io dico, va bene per rilanciare eh, le aziende del territorio, però perché bisogna solamente limitarlo al sud? In questo momento ci sono le aziende del nord, di tutta l'Italia, che sono uguali. Cosa le devo dire? No, dica qualcosa. Io penso che tanti telespettatori sappiano la mia storia politica e io mi sono sempre battuto, a prescindere perché io ho una, diciamo così, ho una coscienza, io mi sono sempre battuto contro, contro queste disparità sul territorio, addirittura ero il contrario, ero per le gabbie salariali, perché al sud già si vive col 30-40% in meno. Perché? Perché non c'è riscaldamento, non ci sono i tetti da rifare, non c'è bisogno dei capotti, l'auto va sempre in moto, eh, il, costo, il costo anche classico alimentare: si va al mercato, è tutto a un euro, eh, non è un euro e cinquanta o due euro come andiamo noi al supermercato, frutta e verdura, cioè eh, cipolle. Io lo posso dire perché eh, per tanti anni, tranne quest'anno, mi faccio 15-20 conforme i giorni eh, una quindicina di giorni 20 giorni giù al sud eh, ormai ho anche, ho anche amici eh, sia in Puglia e sia in Calabria eh, perciò vivo mh, non è che le dico per sentito dire le vivo queste cose no ma probabilmente ma fino a prima di questa convict, cosa qua questa cosa essere... qua questa, no ma non va bene non va bene eh, ci poteva essere delle gabbie salariali eh, proprio per attirare, per attirare investimenti, ma gli investimenti non si fanno solo con questa, con questa di fiscalità qua, intanto serve un territorio preposto agli investimenti e lì non è ancora preposto, parliamoci chiaro, c'è ancora la mafia, eh, c'è tutto un sistema che la gente non è che vada a investire perché tu mi fai il 30, queste cose qua le hanno già provate e non hanno mai funzionato. Eh, però quello che io chiedo, che chiedo anche ai al nostro governatore, dico la verità, eh, di fare la voce grossa su questo, e io la farò in Parlamento, eh, che ci venga riconosciuto quello che abbiamo chiesto per le zone depresse di Porto Marghera e di Rovigo, le famose ZES, le zone economiche speciali. Perché almeno se da una parte si prendono questa defiscalità, dall'altra parte noi dobbiamo prenderci per la nostra defiscalità riconosciuta anche dall'Europa. È una defiscalità che viene riconosciuta alle zone, alle aree depresse. Noi Porto Marghera oggi è area depressa e Rovigo è area depressa. Sì, è lo stesso concetto eh, probabilmente. Ci sono, già, stati, de, de, ci de, sono de... già state fatte anche delle mozioni in, in, nel Parlamento eh, lo scorso novembre in, al Senato Diamo seguito a queste emozioni, diamo seguito a questi impegni che si è preso il governo. Certo, che tutta la politica veneta deve fare squadra come io sono riuscito a fargli fare squadra per l'idrovia. Ecco, dell'idrovia, tra un po' parleremo, eh, parleremo. Ma è attaccata un po' anche alla storia qui della ZES, la Zona Economica Speciale, perché il mio sogno sarebbe riuscire a fare l'idrovia. E visto che c'è una continuità, continuità data da questo grande canale fluviale che ci può abbassare, la, cioè mettere in sicurezza eh, idraulica il nostro territorio, ci potrebbe dare anche una possibile eh, diciamo così, continuità della ZES, di questa zona economica speciale, che sarebbe un grande volano economico a voglia molto più dell'autonomia, molto più dell'autonomia che stiamo sognando e stiamo sperando da ormai qualche anno. Allora io la devo fermare perché ci dobbiamo, dobbiamo dare qualche spazio alla regia, qualche attimo di tempo per la pubblicità. Poi torniamo assieme, voglio ritornare su questo argomento, voglio capire bene anche eh, questa cosa delle zone depresse Rovigo e eh, Porto, Porto Marghera. Marghera per capire bene come funziona. Ci vediamo tra pochissimo, rimanete con noi, siamo in diretta con l'onorevole Roberto Caon. Nei supermercati Ali e Centri Aliper, con i prezzi ribassati, continuiamo ad abbassare il prezzo di tanti prodotti della vostra spesa. Un aiuto concreto per garantirvi la massima convenienza. Prezzi ribassati. Ali, We Love Italy. Uniti per migliorare la vita. Carrozzeria artigiana in via del Santo 157 a Limena, Padova. Vi offre piccole e grandi riparazioni con le migliori attrezzature disponibili sul mercato. Verniciature e riparazioni per danni da eventi atmosferici, incidenti stradali. Alla Carrozzeria Artigiana personale qualificato ti consiglierà il meglio per la tua autovettura. Servizio di revisione auto e moto in giornata. Carrozzeria Artigiana Via del Santo 157 a Limena, Padova. Telefono 049 76 75 70. Pertile e serramenti, dal 1970 produce infissi in legno, legno alluminio e tratta finestre in PVC. Offre serramenti di altissima qualità che assicurano il massimo risparmio energetico, grazie anche all'installazione affidata a posatori certificati. Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali o allo sconto in fattura del 50%. Vieni a conoscere i prodotti Pertile Serramenti presso lo showroom in via Noalese Nord 60 a Mellaredo di Pianiga Venezia. O visita il nostro sito web www.pertileserramenti.it. Ancora in diretta su Telecittà Punti di Vista. Questa sera siamo in compagnia dell'Onorevole Roberto Caon. Un piacere avere anche un parlamentare ospite, stiamo affrontando diverse eh, situazioni che riguardano il nostro paese e stiamo scoprendo anche delle cose eh, che magari non conoscevamo. Vabbè, mh, si può sempre aggiungere qualcosa. Eh, io mi sono stancato di fare quella politica solo ed esclusivamente contro l'immigrazione o qualcos'altro. Penso che per il nostro territorio ci siano bisogno di opere, di strutture e di tutte quelle possibilità che l'Europa e l'Italia ci dà. Sono già scritte, basta solo fare sistema e portarcele a casa. Ecco, senta, lei mi ha dato un aggancio, però questo, in questo momento non posso non farle una domanda. Che cosa, eh, ne, dopo, torneremo a parlare dell'idrovia. Ma cosa ne pensa del processo eh, che si aprirà a breve nei confronti di Matteo Salvini? Guardi, io non sono mai stato tenero con Matteo Salvini, visto la mia storia con lui. Però in questo caso è un discorso. Analizzando il, fatto. Analizzando il fatto. io penso che sia un processo completamente sbagliato. I confini, come dicevo prima, vanno difesi. E se non cominciamo a far vedere che l'Italia batte un colpo, ogni qualvolta arriva qualcosa ci schiacciano in qualsiasi modo. Perciò, ben vengano queste, queste anche prese di posizione, magari in qualche caso, magari anche troppo, un troppo più in là, però. Eh, se non si crea il caso, se non si fa vedere che eh, la popolazione è stanca, perché la gente ha chiesto vivamente con vari voti che non vuole gli immigrati in questa maniera, allo sbando, con questo sistema di arrivo, eh, come vengono congegnate queste, 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 eh, queste immigrazioni, come è stata congegnata, perché è stata congegnata in questa maniera. Perché, perché Dietro ci sono degli interessi sia di destra che di, sia di una parte eh, di sinistra e sia anche di qualcuno che era nel, nel centrodestra ma che se n'è andato via per fortuna. Eh, parlo di Alfano, tanto per essere chiari. E, cosa dire? Eh, perciò eh, è un processo eh, completamente. Io penso e sono sicuro anche che alla fine eh, verrà, verrà, eh, verrà, non, non verrà neanche processato, cioè farà un processo però verrà archiviato in qualche maniera ecco anche perché poi no, è successa una cosa che in Italia eh, viene affrontata forse non tantissimo dalla stampa se ne è parlato, ma secondo me se ne parla troppo poco. Allora ci sono 18 nostri connazionali, quindi 18 italiani che sono stati rapiti perché di rapimento si può parlare, i primi di settembre e sono all'interno di un carcere libico. Erano partiti a bordo di un peschereccio. Da Mazzara del Vallo, erano in alto mare, sono stati intercettati e è stato detto loro: Siete in acque libiche, vi portiamo via. Loro dicono: No, noi eravamo in acque internazionali, ma al di là di questo, eh, questi 18 pescatori siciliani sono stati portati in carcere poi sono venute fuori eh, dopo un po' di tempo eh, della droga da questa barca, insomma, sta di fatto che poi il governo libico ha detto all'Italia "Vabbè, noi liberiamo questi eh, cittadini italiani, però in cambio noi vogliamo la liberazione di quattro libici che sono stati condannati in Italia per traffico di esseri umani". Quindi eh, insomma, ci sono queste famiglie di Mazzara del Vallo che sono veramente disperate. Io ho visto una mamma l'altro giorno che diceva io non ho più notizie di mio figlio. Il governo ci dice che stanno facendo qualcosa. Noi siamo a Roma da una settimana perché erano a Roma e Di Maio non si è fatto vedere da noi. Allora, magari il governo lavora eh, senza, senza farsi Beh, allora, vedere? Queste cose qua eh, fa parte completamente della diplomazia. Eh. Diciamo così internazionale. Eh, Sono convinto, lo spero, che, che, che il governo e che, che diciamo, i diplomatici che abbiamo dentro, nelle varie, eh, nelle varie ambasciate, ma in questo caso dentro al Ministero degli Esteri, eh, siano attivi e si siano già attivati da tempo per riuscire a trovare fuori una quadra per portare a casa queste persone che stavano facendo il loro lavoro. Eh, Senta, ma però questo fa vedere, dei, di, nuovo, vedere mm. di nuovo che in politica estera, come dicevo prima, eh, siamo, siamo nulli, siamo nulli. Eh, eh, se succedeva con Berlusconi e con Gheddafi erano già a casa, la gente parla male di Berlusconi, però i rapporti ce li aveva con tutti gli veniva detto che piantava le tende ed era, un, ed era un problema però noi con la Libia era un grande valvola di sfogo economica si importava il petrolio il miglior petrolio del mondo a un prezzo giusto c'erano dei rapporti perché la Francia ci ha rotto questo rapporto perché era invidiosa non voleva adesso è riuscito era riuscito a far stringere la mano a Bush e a Putin a pratica di mare. E non è che sia una cosa semplice. Chiediamolo se il diplomatico Di Maio riesce a fare una cosa del genere oggi, che sbaglia nome di Pompeo. Allora, quando si dice ma siete tutti uguali quando vado a votare, non è vero. Ma peggio di così non possiamo andare. La gente ha provato i 5 Stelle? Adesso non può dire che peggio di come eravamo non si può andare, perché siamo andati molto peggio. E stiamo andati molto peggio e io sono preoccupato per il discorso degli impegni, degli investimenti e delle, dei progetti che gireranno attorno ai recovery fund. Questa è la grande sfida che dicevo anche prima. Se sbagliamo investimenti nei recovery non c'è niente che ci salva. Siamo all'ultima spiaggia. Nessuno ci fa più sconti. Abbiamo questa grande possibilità, utilizziamola. Certo, io sono stato il promotore di, eh, di fare un'opera, di, di convincere di fare una commissione eh, bicamerale per l'indirizzo dei Recovery Fund. Mi ricordo che ne ho parlato sia con Tajani sia con la Gelmini di questa proposta, uh -huh. poi alla fine anche il professor Brunetta ha detto sì Roberto hai ragione e siamo usciti con questa proposta. Era una mia proposta di eh, fare una, una commissione, si chiama commissione bicamerale, un tot di senatori e un tot di eh, deputati, maggioranza e minoranza tutti assieme, che diano un indirizzo, Politico, ma anche, diciamo così, anche dare anche una garanzia all'Europa che questi soldi non sono così presi in mano da, da, da degli incapaci e riuscire a, a portare in Parlamento dei progetti già fatti. Il governo si è arrabbiato perché si è come è sentito tagliato fuori e dico la verità: anche una parte della nostra centrodestra non è stato d'accordo a formulare, a creare questa. questa eh, questa commissione bicamerale sono occasioni eh, storiche. Queste. È come dire dobbiamo rifare il, dopo, do, il dopoguerra c'è arrivato il piano Marshall. Il piano Marshall è stato utilizzato bene se poi dagli anni 70-80 abbiamo avuto questa evoluzione. In qualche maniera abbiamo creato debito, qualcuno c'ha anche. Sicuramente qualcuno ne ha approfittato. Però il, 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 il benessere delle persone è aumentato a dismisura. Dobbiamo ricordarci che abbiamo la sanità per tutti, una piccola pensione per tutti. Cioè, adesso stiamo morendo di fame. Ma perché? Perché adesso è il momento di dare uno slancio e io sono preoccupato che quattro incapaci gli si dia in mano 300 miliardi. Ecco, Date da a considerare che io vorrei, dico la verità... Non, il centrodestra in Vento ha vinto quel 77%, vuol dire che 77 persone su 100 che sono entrate hanno votato o ZAIA o qualcun altro lì vicino, alla coalizione di ZAIA. Però è ora adesso di portare i progetti a Roma. Eh? Perché a noi, che vogliamo 5 milioni di abitanti su 60 milioni di abitanti, ci spetta l'8% grosso modo, se facciamo una perequazione a livello personale, in quantità di popolo. E questi 25 miliardi in Vento, dove li destiniamo? Facciamo l'elenco delle opere per far progredire il nostro Veneto. Io, io, io spero che a breve la eh, nostra regione cominci a parlare di Recovery Fund, di dove, che vengono, dove devono essere impegnati. Perché 208-209 sono i Recovery Fund, 37-40 sono il MES che arriva, eh. Non bisogna stare qua a parlare, il MES ci arriva, ci servirebbe da subito sugli unici soldi che sono già a disposizione. Ma, ma, perché? Ci... ma perché ci vuole così tanto tempo no, perché meno per decidere, il MES... Perché devono decidere, dietro si è nascosto, si è creato un problema politico che ci vengono qua con la troica tramite il MES. Eh, allora, se però, scusi, vuole... ma sono stati chiari però dicendo no, se Beh, si usano in sanità no. Esatto, allora siccome sanno anche quanto furboni sono gli italiani. Ti dico, non ti mettiamo dei vincoli, ma i vincoli sono per tutti. Ma io li voglio i vincoli, conoscendo le persone. Non, vorrà, non, non arriveremo mica che destineremo il mese a reddito di cittadinanza, vero? Questo reddito di cittadinanza che abbiamo. Cioè, perché il Italia... reddito di cittadinanza forse va bene adesso perché con la crisi che abbiamo gli diamo, gli diamo qualcosa a tutti. Ma era nato per creare lavoro, non per dare sussidiarietà. Sì. Era nato per da, da creare lavoro, circoscrivere i famosi Navigator che prendono 2500 euro al mese. Ma perché dobbiamo ancora pagarli se non c'è lavoro? Da, da, a chi fanno i Navigator? A se stessi. Sì, sì, questo è problema. Allora, parte parte no, io sistema. il problema è che dico, anche quando una parte del centro-destra continua a dire, ma ci sono eh, le, le condizioni. Io vi dico, le voglio le condizioni, conoscendo l'Italia. Perché solo con le condizioni, e già sarà difficile, riusciremo a spendere e a investire i soldi nel sistema che poi ci può dare un, un contra, una, una ricchezza futura. Ma così, se no, vanno a finire in, in rivoli, rivoletti amici e amichetti eh, con, con, con espedienti, tanto per tirare avanti, ti porto, porto a casa da 100 voti da una parte 100 voti dall'altra perché ti ho dato il sovvenzionamento a pioggia. Ma è ora di finirle e fare questa politica. Ed è giusto che i recovery fund siano solo espressioni di investimenti culturali, progresso, eh, ma io dico che sono le infrastrutture quelle che ci danno il lavoro. Come ho detto io, l'idrovia... Un euro speso in idrovia sicuramente ne risparmiamo 10 col tempo perché la prima alluvione che abbiamo sicuramente fa molti più danni del costo dell'idrovia. Poi l'alta velocità, se vogliamo tornare a essere appetiti, diciamo così. Eh, Attrattivi nel confronto del, del sistema turistico mondiale, dobbiamo creare un'alta velocità in Italia. Non serve l'aereo, l'Italia possiamo chiuderla per i viaggi interni ecco, perché non abbiamo, è grande, abbiamo, non siamo Stati Uniti. Abbiamo parlato spesso di quest'alta velocità perché tanti poi cittadini, ecco questo, vorrei soffermarmi a spiegarlo ancora una volta. Molti cittadini vedono eh, determinati nomi dei treni e dicono: Ma noi abbiamo già l'alta velocità, no, non è vero. in realtà, non è vero. Spieghi perché? Allora, noi saliamo in Italo, saliamo in freccia rossa, saliamo in freccia argento sono treni ad alta velocità ma in certi tratti solo in veneto non, non hanno la, la rotaia per l'alta velocità cioè corrono come un treno normale non corrono alla velocità dell'alta velocità delle loro possibilità e il veneto che è il, la regione trainante dicono la locomotiva non abbiamo le rotaie non abbiamo l'impianto per l'alta velocità ne abbiamo solo un pezzo mestre Padova, quei 20 km di là è l'unica alta velocità che c'è il vento. Poi, quindi senta, parlando di tempi. Un treno che fa Padova o Venezia a Roma, oggi ci mette 3 ore e mezza, 3 ore e quanti. era allora un'altra cosa strana: farò un'interrogazione la prossima settimana. Io ho cominciato ad andare a Roma e, e ci davano il treno ad alta velocità 3 ore e 17 minuti, passano gli anni. E lo, fanno un investimento nella, nella, nella stazione di Bologna, fanno la stazione di Bologna per l'alta velocità, cioè sottoterra, e automaticamente da 3 ore 17 passano a 3 ore 27. Ma viva Dio! Se abbiamo investito tutti quei milioni di euro per la stazione di Bologna, che era, sembrava un tappo. Alla fine, che questo lavoro è stato terminato al posto di 3 ore 17, io direi mi farai 3 ore 15, mi farai 3 ore 10, mi farai 3 ore oppure mi terrai 3 ore 17, no? E invece automaticamente mi aumento in 10 minuti. Ma mi aumentassero solo 10 minuti. Minimo, ormai servono 4 ore perché perennemente in ritardo. Vuol dire che c'è una struttura che non funziona. Ma ripeto, se una volta si andava giù a 3 ore 17, non capisco perché adesso servono 3 ore e mezza. In base a quello che ti dicono con una struttura nuova a Bologna e, 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 poi, e poi ne facciamo quattro. Perché ecco è per beh, ovviamente. Eh, spiegando questa cosa siamo no, allora, finché più capita a me. Vabbè, sono là. Ma la gente che ha tutto quanto concatenato: il cinese che deve partire da Venezia, vuole andare a vedere Trieste e torna indietro. Ma non poi solo, poi magari si ci ferma sono a Firenze, poi c'è coincidenze con i treni, ma poi c'è coincidenze con gli aerei, ci sono le coincidenze poi anche per il trasporto pubblico. Cioè, non si può. Così alla Carlona ma sì dai dieci minuti di più. Onorevole, però una domanda che sicuramente si staranno ponendo i nostri telespettatori, anche perché poi sono moltissimi quelli che utilizzano il treno per raggiungere la capitale. Eh, in un contesto invece di rotaia, eh, come dovrebbe essere, quanto si accorcerebbero i tempi? Guardi, eh, con una rotaia buona tra Padova e Bologna sono circa 137 km di rotaia. E con un treno che possa correre come c'è già in altre parti d'Italia, eh, per esempio Bologna-Torino, per esempio Napoli-Roma, Napoli, eh, oppure Bologna-Firenze, eh, ci si può impiegare un paio di ore, andare, due ore e mezza massimo andare in. cioè cambierebbe eh, la vita proprio. Cambierebbe la vita. È... Ma dico poi anche la serietà, cioè non è solo per l'italiano che noi siamo abituati, noi, noi ci viviamo in questo per sapuchismo. Ma un tedesco, un inglese, un giapponese non riescono neanche a capire quando gli dici per il microfono, anche se è tradotto in inglese il in ritardo, non lo concepiscono è come dire ti do, ma ti do lo zucchero e invece ti ho dato il sale cioè, eh, allora dicono in Italia sì è bella però viva Dio spostarsi cioè noi dobbiamo ritornare a essere appetibili dobbiamo essere un punto di riferimento turistico come lo eravamo ma meglio e questi ricoveri fund potrebbero essere veramente questi investimenti che ci creerebbero un grande massa di lavoro, perciò una grande economia e una e si va a rimodernizzare eh, il, il nostro Stato. È questo che noi abbiamo bisogno di fare. Certo, poi accorciare di più le distanze. No, questi cominciano a fare, i ricordi fanno Anzi, sulla sì. formazione. Eh, io non ho niente contro la formazione, però sappiamo benissimo che sono delle formazioni fasulle solo per dare lavoro all'amico dell'amico. cioè, se dobbiamo fare formazione, dobbiamo fare formazione, ma che sia una vera formazione. Cioè, se io ti dico che voglio che devi imparare a lavorare al computer, devi diventare uno che, che viene fuori con determinate caratteristiche. Non dare la formazione per tenere occupata un po' di gente qualche ora e per, e per, e per diluire un po' di soldi un po a tutti. Perché questo porta solo debito, debito e ignoranza. Allora, eh, io voglio salutare ancora una volta il nostro pubblico, saluto anche le numerose persone che ci stanno seguendo attraverso Facebook, e grazie come sempre, un abbraccio virtuale a tutti. Questa sera siamo in compagnia dell'onorevole Roberto Caone che ci sta raccontando anche molti retroscena e molte altre notizie da Fonte Romana, io la chiamerei così eh, questa sera naturalmente avere un parlamentare qui eh, oggi non si può non chiedere che cosa ne pensa dell'esito di questo referendum della scelta che hanno fatto gli italiani di tagliare i numeri Beh, intanto era un referendum che era partito che doveva essere 100 su 100 e alla fine è diventato un, un 69-31 e ciò vuol dire che nel frattempo eh, la gente ha cominciato a convincersi che era un referendum un grillino se la gente si fida, si fida delle riforme grilline, eh, cosa posso farci? Eh, pazienza, io eh, ero, mh, la storia eh, poi è contrassegnata. Beh, però se fosse stato così, allora magari anche i numeri alle regionali avrebbero dato degli esiti diversi nell'esposizione sì, eh, nell dei consensi, eh, cosa che no, non è stata. No, no, ma eh, allora, innanzitutto è sbagliato a fare un referendum assieme alle... Regionali e alle comunali. Perché? Perché si è votato a macchia del leopardo. In Veneto e in altre regioni dove si è votato, la gente ha ritirato la scheda. In altri eh, paesi che neanche si andava a votare in comune, nessuno è andato a votare. Perciò, sotto certi aspetti, non, eh, il traino o è per tutte le regioni, cioè per tutta l'Italia in maniera completa, se mi agganci questo tipo di referendum con. Un referendum eh, delle politiche eh, amministrative a livello nazionale mi può anche star bene. Se invece me lo agganci a, un, a delle eh, votazioni che sono regionali per quelle regioni che ci vanno e un po' di comuni sparsi per, per, per l'Italia, a me sembra che sia un modo di, 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 di portare la gente al voto in eh, omogene maniera omogenea. Ma detto questo, che non avrebbe cambiato più di tanto, perciò non è questo il punto, eh, io dico che la vera, eh, la vera, il vero sistema perché l'Italia diventi competitiva nel legiferare è quello di togliere una Camera, quello di togliere, di togliere, diciamo che il Senato rimane ma che non abbia le funzioni uguali alla Camera. Cioè, mi spiego meglio, oggi nasce una legge, perché mh, venga legiferata, cioè venga definita, deve fare un passaggio alla Camera e un passaggio al Senato, finché questi passaggi non sono uguali, nessuno va a fare cambiamenti e si ritengono che siano in maniera eh, paritetica, finché non c'è diciamo l'accordo dalle due Camere, la legge non viene definita. Perciò si doveva fare il monocameralismo, una Camera solo che decide. Poi poteva essere il Senato e la Camera Bassa dove le regioni si riunivano per altre cose, per, per riforme costituzionali, per, però per la, le leggi, la legiferazione normale basta una Camera. Noi abbiamo prodotto due Camere perché venivamo fuori da un sistema dittatoriale, era un sistema per mantenere, per far crescere la democrazia. In maniera più solida, perché si è, aveva paura di tornare indietro a una dittatura, allora si è creato questo bicameralismo perfetto. Oggi, oh. che sono passati quanti, 90 anni, non c'è più bisogno di questo bicameralismo perfetto, abbiamo bisogno di una Camera unica perché siamo anche dentro in Europa. Il sistema europeo legifera con una Camera, i vari stati che compongono l'Europa legiferano con una Camera. Siamo solo noi l'anomalia europea. Ed è questo Senta che La domanda quando quindi cambierà dalla prossima legislazione, no? Dalla prossima legislatura. La legislatura, sì. Se tutto va bene, perché a Roma c'è sempre l'ultimo corte costituzionale, questo e quell'altro, il vincolo e così via. Si parte con i 600 parlamentari totali, che sono 400 alla Camera e 200 al Senato. Però mi rimane in piedi è i costi, ma più che i costi che non è un costo avere la democrazia, noi pensiamo sempre che la democrazia non deve avere costi, la democrazia ha un costo, se vogliamo tirare via la democrazia facciamo comandare una persona sola e non ci sono più costi, però ricordiamoci che anche a quei tempi là c'era il Parlamento e c'era un Parlamento che neanche, sistema, neanche Mussolini l'aveva sistema... tagliato. Ma oggi secondo lei ne risentiremo? Oggi no, queste riforme qua non si sentono il giorno d'oggi. E neanche non è che si veda nelle casse dello Stato. Zero. Anzi, hanno fatto 350 assunzioni la settimana dopo, Fico. Fico ha fatto 350 assunzioni. Quando parlano di fare i famosi comitati di chissà, pensate che quella gente che va a formare quel comitato, il famoso comitato collaud... Vi ricordate Colau? Cioè, certamente ecco. sono Questa costi Questa gente viene ulteriori. pagata. Allora io, io invece di, di farmi superare da queste consulte, da queste commissioni, che poi sono fatte secondo quello che vuole Conte o la loro maggioranza, cioè prendo lui e lui perché sono miei amici e non prendo lui. E pago lui e lui perché sono miei amici. Si, si taglia da una parte ma si va a rispendere da un'altra. No, io, avevo, io quando ho detto che i ricoveri fund devono essere avere l'indirizzo politico di una bicamerale, la bicamerale non viene mica a costare niente. Siamo già pagati. Ci riuniamo dentro in, in un piccolo parlamentino e cominciamo a discutere di come vanno investiti questi soldi. Adesso verrà fuori. Che siccome loro non ce la fanno, andranno in cerca dei grandi professori amici. Pensate che il professore amico venga così per fare un piacere, ecco. Allora, questa vuol dire levare la democrazia. Io sono stato eletto perché devo portare il mio contributo al territorio, tipo ne parlavamo prima dell'idrovia o altre cose. Se mi arriva Colao che mi salta, cosa andiamo a fare a votare? Cioè, queste commissioni, queste consulte che tutti quanti dicono ah, servono i grandi professori perché non sono all'altezza, se io ho bisogno, perché non capisco, me lo prendo io il professore, me lo pago io, visto che dicono che prendiamo tanti soldi, me, ho da bisogno di una consulenza esterna. Cioè, lei dice, mia, io, io parlamentare... Io parlamentare, se non ci soldi. vedo, se non riesco a capire, ci sono degli studi dove io mi appoggio in qualche caso e te li paghi? O te li fai pagare dal partito, dal gruppo parlamentare, ci sono dei soldi dentro il gruppo parlamentare per fare queste cose. Ma non che tu mi imponi la consulta che mi vada a superare il Parlamento. Allora, e quando si tagliano i parlamenti in questa maniera, ci sono dei cambi costituzionali, come cambiare un piccolo mosaico. Cioè, dentro un mosaico, un mosaico si va a spostare. Viene fuori sempre il tacco. Mi si fa sempre tacco in aso, mosaico se va a spostare la piccola pietrina. Ecco. Onorevole, lei stasera ci sta dando tantissime notizie. No, alcune, anche voglio chiudere. Alcune tra chiudere. le righe, alcune devo dire in maniera molto, uh, molto chiara. Uh, chiudere chiud uh, 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 facendo i parlamenti più piccoli: cosa succede? Che saranno i capi bastone del partito che si eleggono, ci ritroveremo sempre i soliti perché non ci sarà neanche più posto per l'infa nuova. Già abbiamo tolto le province abbiamo tolto la politica nelle province adesso cominciamo a dire che non serve più niente bene, lasciamo tutto che faccia conte con gli amici con una consulta io penso che il popolo a un certo punto capirà che è una presa per il sedere cioè, le province no, non serve questo non serve tutti i padri costituzionali o erano tutti cretini o si sono diventati tutti bravi questi qua di 5 stelle e qualcuno purtroppo che ci crede ancora a questa gente allora quando si prende in mano si guarda quanto, quanto si andava a risparmiare non c'era neanche risparmio si parla di un caffè io, io dico anche se fossero stati tre non cambiava niente senta ma tra voi parlamentari esiste Guardi, collaborazione non è, non è, non è per la mia quadra. rielezione io, io sto parlando per la mia rielezione sicuramente io non so se, se andrò avanti se avrò anche la voglia di farlo ancora eh, perché eh, quando tu lo fai impegnandoti non è facile se vai là per mancare carteini e venire a casa, è un'altra roba. Beh, poi forse le persone in questi anni hanno anche sentito, magari, parlare di. noi Non vogliamo assolutamente fare nome in nessun caso, però magari di parlamentari che sono presenti a pochissime sedute. Cioè non, sì. è Ci sono non è certi, vero, ce ne sono certi che non vengono, punto. Sanno anche che perdono tutta la diaria, perdi il 50% del stipendio. Cioè ogni qualvolta. Ah, che, ok, quindi non è che Ogni qualvolta pagati. che un parlamentare non va a votare non vota almeno il 30% dei voti giornalieri, ce ne sono tre, devi votarne uno, ce ne sono 30, devi votarne 10, ok? Faccio per dire. Se non voti almeno il 30% ti viene meno un tot di diaria, che sono circa 205-210 euro. Cioè non è detto che se tu non ti presenti ti pagano lo stesso, a meno che non sei malattia, insomma, o così via, che anche là c'è sempre una, una, una piccola differenza. Allora. Eh, la presenza, cioè il problema è la qualità che tu dai alla presenza. Uno può stare a casa anche una settimana, ma se è una settimana è perché si è andato a trovare dei sindaci, eh, si è andato a trovare magari è andato da, a Milano a parlare con lo studio che gli interessa per portare, portare avanti un certo progetto e se l'è magari anche pagato, vi ho non è tempo perso, quello è tempo tra virgolette, che viene utilizzato per fare del bene. Il problema è che tanta gente. Dentro, là c'è tanta invidia quando tu fai bene e capiscono che tu stai facendo del bene, cercano di metterti dei, re, dei bastoni tra le ruote, e è la verità perché? perché, siccome loro non fanno niente, cercano che anche quelli che fanno, cercare in maniera tale di non fargli fare. Stavo leggendo un po' di notizie che poi troveremo anche nel telegiornale, vi ricordo, alle 20.05. Eh, Stavo leggendo un titolo del sito Padova oggi, pugni e calci sotto casa aggredito l'avvocato Piero Longo, ex legale di Silvio Berlusconi. Tre persone si sono recate a casa dell'avvocato, questo è successo ieri sera e hanno suonato insistentemente il campanello. Quando hanno visto la pistola del professionista, che comunque ovviamente non, non, non li ha colpiti, non si sa nemmeno se ha esploso qualche colpo, lo hanno aggredito con violenza. È stato ricoverato, sottoposto a diversi esami, poi mi pare di capire che ha eh, firmato per tornare a casa, ma eh, sono in corso indagini, sono stati individuati. È stato, è stato mio collega la scorsa legislatura, il, il professor Longo. La scusa della eravamo anche, non dico vicini di banco, ma insomma abbastanza su, sulla, stessa, sulla stessa fila. Ecco, ha ecco, trascorso tutta la notte in ospedale. dovrà fare un'altra attacca Perciò nel pomeriggio doveva farla quindi oggi pomeriggio. Gli auguro, gli auguro di, di, sicuramente eh, di, di, di tornare a casa e di, che non abbia subito sicuramente danni fisici e di continuare la sua vita eh, come la sta facendo, cercando di divertirsi il più possibile. Eh, sono notizie che sicuramente insomma, eh, lasciano... sono sono delle notizie che cominciano a far capire che... Eh, la violenza va sempre condannata. No, sì, sicuro, la violenza ma... va sempre condannata, ma fa capire lo stato d'animo delle persone che, a mano a mano che si va avanti con questa crisi. E la gente poi eh, prende fischi per fiaschi di tutta l'erba fa un fascio e, e, e non dovrebbe essere fatto. Però io dico che questo governo deve cominciare a capire che deve dare i soldi anche perché il debito lo abbiamo fatto. Cioè è inutile creare un debito per alzata di mano in Parlamento e poi non dispensare i soldi. Perché il, nel momento tale che abbiamo votato lo sforamento del bilancio, da quel movimento là ci sono i soldi. Se poi loro hanno delle incapacità nel ridistribuirli o distribuirli, questo vuol dire che è un problema loro, mica ci possiamo fare niente, perché per dare i soldi alle aziende è di una semplicità enorme, l'F24 tutti i mesi viene pagato dall'azienda e c'è un IBAN, gli faccio un ritorno dei soldi sull'F24 su un milione di aziende che abbia cambiato conto corrente nel giro del, 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 del periodo del Covid, penso ce ne siano 10, mi, mi torneranno indietro, mi, mi, mi fascerò la testa per quei conti correnti che troverò chiusi, ma sul cassetto fiscale lo, lo, fa, lo, lo dico io, cioè lo penso io in maniera così molto, molto semplice. Se l'azienda ti chiede la cassa integrazione e la devi liquidare non è che devi pensare a tante cose. Hai un cassetto fiscale dove ti paga, paga l'Inps tutti, tutti i mesi l'azienda, la, da, da dove vengono, tu gli fai arrivare. Chiaro, eh, onorevole, così. siamo arrivati alla fine di, di questa puntata, abbiamo sicuramente affrontato tantissimi argomenti, io la ringrazio per la chiarezza, per chiarezza in merito alla notizia che abbiamo dato eh, poco fa del professor Longo, voglio dire che comunque la questura di Padova ha individuato i responsabili e li ha arrestati. Bene, almeno quello. Eh, complimentiamoci anche con le forze dell'ordine che devo dire anche loro fanno sempre eh, un lavoro quotidiano che è fondamentale per tutti noi e troppo spesso insomma, rischiano la vita anche noi. Troppo spesso ehm... noi diamo per scontato certe eh. cose perché ormai siamo abituati che è così, ma non è per scontato niente. Eh, ripeto, eh, ci sono certe cose che ci siamo abituati a dare per scontate che invece in altri paesi non sono scontate. Vabbè, questo lo affronteremo magari in un'altra puntata, noi siamo arrivati al termine, ci dobbiamo salutare, quindi io ringrazio davvero tutte le persone che hanno seguito punti di vista oggi, sia attraverso il canale 73 del Digitale Terrestre che attraverso Facebook, grazie a tutte le persone che hanno mandato dei messaggi, ringrazio lei. Le auguro un buon lavoro perché Grazie. in questo momento sicuramente, eh, oltre alla responsabilità, insomma, ci vuole anche eh, un gran coraggio per far sentire la propria voce. Ma, cerchiamo di portare avanti quei progetti che ci siamo dati, io lo sapete benissimo l'Idrovia, che poi ci potrebbe dare anche lo sfogo della ZES nell'interno del, del Padovano, che è famosa zona economica speciale. Eh, mi piacerebbe riuscire a vedere che venga finito anche l'ultimo tratto, così venga finanziato l'ultimo tratto Padova-Vicenza l'alta velocità. Che venga fatta questa alta velocità Padova-Brescia. E sto cominciando a tallonare il ministro e anche il sottosegretario per riuscire a fare uno studio di fattibilità per l'alta velocità Padova-Bologna. Ripeto, non sarà per me, però se non riusciamo, se non portiamo avanti questi grandi progetti. Eh, che il Veneto ne ha bisogno per ritornare a contare ma anche per metterci eh, riallineare con il sistema europeo, cioè quando noi varchiamo le Alpi, capiamo benissimo come funzionano le cose dall'altra parte certo, basta ma solo... anche solo visivamente cambia esatto, tutto, basta solo prendere Buon esempio onorevole, la ringrazio, siamo Grazie, in chiusura buonasera a tutti. arrivederci, buonasera anche alla nostra regia con Daniele Arena domani